È normale ed è palese che c'è questa parte di Calabria, di Calabresi, anzi, no, di Calabria, che ha tutti gli interessi a non far vedere le cose belle di questa regione. Io spendo tantissimo tempo a far capire a chi non conosce la Calabria, sono veramente tantissimi quante risorse e quante bellezze ci sono in questa terra. Il problema è che noi calabresi per primi non riusciamo a far emergere queste cose perché o per connivenza, o per collusione, o per ignavia. E questi sono i motivi per cui la Calabria non è decollata e non può decollare. Io dico sempre ai tanti ragazzi con cui ho la fortuna di parlare: se voi prendete una cartina geografica, ritagliate la Calabria e la incollate su qualsiasi altra parte d'Europa o del mondo, questa regione sarebbe una delle regioni più ricche di quel territorio, perché ha un patrimonio culturale, enogastronomico, archeologico immenso, paesaggistico immenso, ma è la regione più povera d'Europa. E non è la regione più povera d'Europa perché qui non arrivano soldi, è la regione più povera d'Europa perché qui i soldi arrivano e ne sono arrivati anche tantissimi, forse troppi, ma sono sempre stati canalizzati nelle solite tasche, nelle tasche di quella cloaca che è rappresentata dagli intrecci tra la politica, non con la P maiuscola ma con la P minuscola, tra la massoneria deviata, l'andrangheta e anche alcuni poteri collusi dello Stato. Questo è il più grande male della Calabria e finché non avremo un moto di ribellione, di presa di coscienza collettiva su questo, credo che la Calabria rischi ancora di sprofondare ulteriormente. Però è un peccato davvero, perché siamo una delle terre più belle, credo, d'Europa. Un abbraccio Bruno, grazie mille per questo tuo preziosissimo contributo, ci sentiamo presto, in bocca al lupo. Grazie. A Crotone News e al tuo lavoro. Grazie a Bruno Palermo.